Hello, salve a tutti, sono Bear ed eccoci qui in questo ultimo episodio di Planet Explorers. Sì, perché quelli più attenti di voi avranno notato che sono in un posto del tutto nuovo con un'armatura che non avevo. E per questo perché sono nella build mode e non più nella adventure mode, che è ovvero quella che avete visto negli episodi precedenti. Perché ho deciso che questo gioco è molto molto bello, come abbiamo potuto vedere negli ultimi episodi, però non è ancora pronto per una serie perché è ancora un po' buggato e essendo ancora in alfa è normale, e quindi ho deciso di aspettare una release ufficiale del gioco per continuare e faremo la story mode però, perché il gioco comunque dagli sviluppatori è inteso per essere giocato tramite la story mode e non adventure mode eccetera, e quindi sì, questo è l'ultimo episodio di Planet Explorers, però in questo piccolo e ultimo episodio, cioè non so se proprio qui, comunque in questo ultimo episodio andremo un po' in giro a vedere gli altri biomi e vi farò vedere anche come creare armi o roba simile, quindi vedremo queste cose in quest'ultimo episodio grazie alla build mode e poi rivedremo Planet Explorer quando sarà uscito finalmente. Spero che non ci voglia troppo tempo, però comunque già siamo all'alfa 0.8, quindi magari non ne ho idea. Comunque, guardate qua che figata comunque tra le cose che ho. Oh, allora, ho il jetpack e con il jetpack volo, 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 volo. Volo tantissimo. Dov'è il glider? Eccolo qua. E poi metto il glider. E volo col glider. Oh mio Dio, che cavolo di figata. Questa è una figata incredibile. Poter volare con i glider. Vedete lì, tipo lì c'è l'acqua. Io volo con i glider perché è una figata incredibile. E quindi adesso noi tramite glider e cose simili, andremo in giro. Aspettate però. Piccola curiosità. Oh, guardate il mare. Andremo in giro. Cos'è quella roba nel mare? È un mostro? What? Ah, non ne ho idea. Comunque, wow, che figata! Ah, il mondo si sta ancora accelerando però. E sono troppo veloce per il mondo. Vabbè. Ecco, quindi dato che il gioco è ancora... Wow! È ancora molto alfoso. Ed è normale, dato che comunque siamo in alfa. Ho deciso appunto di rimandare un po' alla serie su questo gioco. Quindi l'accantoniamo insieme ad Antarned. Che ha altri giochi che non faccio da un po'. Cube World e roba simile, aspettando un'uscita. Quando esce Cube World? Comunque, sì, chissà che aspetteremo quando uscirà un'uscita vera e propria. Qui sembra di ritornare. Usa il glider, porca miseria, ok. Di ritornare in uno spazio abbastanza aperto. Sì. No, comunque davvero questo gioco è una figata. Però non è ancora pronto per essere giocato alla maniera di Bear. Ok. Allora, comunque, come creare le vostre armi e armature? No, le armature ancora no. Le armi e le macchine, i veicoli, eccetera. Basta premere J e andare qui e scegliere cosa creare. Si può creare una spada, uno scudo, una pistola, un veicolo, quindi una moto, una macchina o una nave volante oppure una nave. Quindi si può creare davvero di tutto e basta che ne so, tipo scegliere veicolo. No, veicolo, small. E tipo scegliamo di come farlo, quindi possiamo scegliere di farlo in alluminio. Ok, tipo in alluminio, possiamo scegliere di farlo in oro, vedete? Poi possiamo fare tante forme diverse, tipo possiamo fare un cilindro, possiamo fare un cono, qua. Vedete, possiamo fare tante forme diverse. Possiamo anche creare un materiale mischiandone due. Tipo, possiamo mettere anche la legna, tipo un cono di legna. Poi possiamo mettere le parti, quindi possiamo mettere il sedile. Yeah. Possiamo mettere le ruote e tutte queste cose simili. Però, dato che io non sono bravo nei tutorial, vi lascio ai milioni di tutorial che ci sono in giro. Oppure, magari, quando ci sarà la serie definitiva, su cui faremo anche tipo un episodio dedicato al tutorial su come si costruiscono i veicoli. Però, io fortunatamente qui ne ho già costruito uno. Bear car. Don't save. Eccolo qua. Bear car. Tantaratà. Tramite il bear car noi andremo in giro. Export. Ok, perfetto. Quindi adesso abbiamo la bear car. Dove sei? Dovrebbe essere da qualche parte in equipment o resource. Dov'è? Dove sei, bear car?
Eccola qua, la Bearcar e boom! Ecco qui la nostra fantastica Bearcar e possiamo anche sparare con la nostra Bearcar. Che figata! Quindi adesso andiamo in giro con la nostra Bearcar. Oddio! La foresta! Però, tipo qua non c'è tipo roba aliena da distruggere o cose simili. Peccato, che potremmo distruggere di tutto adesso con la nostra fantastica Bearcar. Meno 26, cosa meno 26? Ah, 76 è tipo il danno. Quindi tipo se sbatto da qualche parte esce meno 76 di danno, roba simile. Certo però che in questo pianeta i dungeon, cioè i biomi sono belli grandi, porca miseria. Questo è il bioma della foresta e non vuole proprio più finire. Anche se sto utilizzando la... Oh mio Dio, l'oceano! No! Porca miseria. Nye! Aiuto. Ok. L'oceano, eh? No! Nell'acqua! Ah, posso camminare anche sott'acqua. Ok, chi se ne frega allora. E posso sconfiggere la gravità senza problemi. Ok, la Bearcar è qualcosa di davvero speciale. Comunque, wow! Attenzione. No, mi sa che qui è tutto acqua. Già. Quindi abbiamo finito di esplorare, mi volete dire. Lo fare un episodio di esplorazione? Per vedere un po' i biomi che ci sono. Che poi ho scoperto che gran parte dei biomi implementati nell'adventure e nella build non ci sono, ma sono un'esclusiva della story mode. Quindi, sì, probabilmente quando reinizieremo la serie, no, probabilmente al 99,9%, ovvero al 100%, sicuramente quando reinizieremo la serie, ovvero quando il gioco sarà stato rilasciato ufficialmente, faremo la story mode così da avere tutti i privilegi della story mode e roba simile, e poi da anche da imparare, eccetera, perché poi tramite la story mode si imparano le cose. Perché non mi fa più sparare? Stava sparando fine. F. Ah, ecco qua con F. Yeah! Che figata. L light. Posso accendere. Ok, passiamo attraverso le Cioè, gli alberi, non è un problema. Posso accendere anche la luce. Poi, get off. No, no, no. Fermo. Yeah, Bearcar. Posso anche tipo prenderla. Get on. Yeah! Comunque, sì. Quindi, questo video, diciamo, era maggiormente per esplorare un po', però non troviamo una mazza. E per annunciare appunto che Planet Explorer va in pausa proprio perché, essendo un gioco in beta, non è ancora pronto per essere per una serie. Oh, finalmente abbiamo trovato un posto nuovo, però non possiamo usare la Bearcar. Ah, che poi va pure energia la Bearcar. Effettivamente. Sembra anche una cosa normale. Vabbè, ma la Bearcar può tutto! Sconfiggerà la gravità senza problemi, vero Bearcar? Sì. La Bearcar qualcosa di imbattibile. Ok, vediamo. Attenzione Bearcar però, puoi sconfiggere la gravità, però quando si... Oddio! Sto volando. Però quando si tratta di cadere, bisogna fare attenzione. Bearcar, antigravità. Bearcar, antigravità. Oh, altro che la Batmobile. Cioè, la Batmobile ha anche la sua figaggine, ma la Bearcar è tutta un'altra cosa. Allora, ok. Che carino questo bioma. È tipo un deserto che non è proprio deserto, perché ci sono degli alberi e cose rosse, però non lo so, sta roba rossa a terra mi sa tanto di deserto. Però non è un deserto. Wow. Aspettiamo, vediamo sulla mappa, tipo. Ah, sulla mappa però qua. Tipo, anche la mappa della build mode, della adventure mode, fa schifo in confronto a quella della story mode. Quella della story mode è tutta bella dettagliata, invece quella dell'adventure mode è bruttissima. La Bearmobile che va in giro, la Bearmobile titi, dove era la Bearmobile? Lei si lo sa, la Bearmobile ti troverà. Canzone strana e abbastanza spaventosa a parte. Sì, mi sa che il pianeta che abbiamo generato per questa adventure mode, bene o male, è questo. E quindi ci rivediamo con Planet Explorer. Quando uscirà la versione... No! Sono sbattuto! Quando uscirà la versione ufficiale del gioco. E non vedo l'ora davvero, perché questo gioco sembra una figata incredibile. Che poi effettivamente,
cosa dell'episodio precedente, la modalità prima persona ci dovrebbe essere e si dovrebbe attivare con F3, ma per qualche strano motivo non funziona. E sto premendo F3 come mai prima d'ora e niente, non funziona. Quindi Gaton, continuiamo con la nostra bear mobile, tum tum tum, bear mobile. E davvero, yeah, però purtroppo non funziona. Quindi speriamo che nella release ufficiale ci sarà ancora la la in prima persona, perché davvero non si riesce a scavare una mazza senza la prima persona. Però, ma magari in futuro troveranno qualche altro modo per far scavare meglio anche in terza persona. Non ne ho idea. Oppure tipo pagherai un robot e il robot va a scavare. Però boh, poi che fai tutto il giorno? Non ne ho idea, davvero. Comunque, non vedo l'ora di vedere questo gioco completato. E ringrazio ancora Luca e Federica per avermelo regalato. E davvero, ci vediamo nei prossimi episodi quando uscirà il gioco. Quindi se mi volete chiedere: "Berman, dov'è finito Planet Explorer?" Ve lo dico adesso, è finito quando arriverà la nuova stagione, cioè di cose. Beh, che ho detto? Cioè, lo riprenderemo quando uscirà il gioco completo. Quindi quando uscirà la 1.0, aspettatevi un video il giorno dopo, perché non vedo l'ora davvero di giocare questo gioco al suo 100%. Quindi vi ringrazio ancora per aver visto questo video e ci vediamo nei prossimi video. Ciao! Ehi, se questo video vi è piaciuto fatemelo sapere tramite un like, un commento, ma non per quella cosa, 1 milione di like, sono il più figo di tutti, oh yeah, ma semplicemente perché così capisco se una cosa vi piace oppure meno. E grazie per aver visto questo video, ci vediamo nel prossimo video, ciao ciao.